Mentre osserviamo le condizioni in cui versa il selciato di questa strada risalente al basso Medioevo, ricordiamo che gli interventi su questo tratto sono stati due nel corso degli ultimi 2 anni. Il primo, di cui abbiamo visto nel cartello dell'estate 2015, è di circa 49.000 euro per la parte imponibile, finanziati dalla Regione grazie a contributi europei sulla forestazione ed il dissesto idrogeologico, al quale il Comune ha aggiunto dalle proprie casse circa 10.700 per la parte IVA. L'altro, risalente allo scorso anno, estate 2016, di circa 10.000 euro, condiviso al 50% tra provincia di Pisa e comune per lavori di pulizia e documentazione archeologica, il tutto per un totale di circa 70.000 euro. Ok, eccoci qua, andiamo insieme a vedere la condizione in cui è adesso questa famosa strada, questa strada antica. Ed eccoci qua, siamo nel centro più o meno di questo tratto di questa strada che è stata recuperata. Vediamo che il poggio è stato preservato con delle reti elettrosaldate, ci è cresciuta comunque un po' d'erba adesso, ma forse questo è mal di poco. La stagione è questa, siamo alle porte della primavera ed è anche normale. Ma il problema sinceramente più grosso è la pavimentazione. Come possiamo vedere, per un lungo tratto le acque, lo scorrimento delle acque hanno scavato dei solchi enormi, portando dietro praticamente con sé tutte quante le pietre. E ricordo che questa strada, il suo recupero, non più tardi di 2 anni fa, è costato poco meno di 50.000 euro di soldi pubblici e questo è il risultato. Quello che noi rivendichiamo non è tanto ed è giusto recuperare anche le cose, ovviamente, ma il problema più grosso che dobbiamo capire è che non basta il recupero. Per queste cose occorre anche preservarle, occorre sempre comunque fare un costante mantenimento, altrimenti gli sforzi e i soldi spesi alla fine risultano essere vani. Abbiamo visto lo stato in cui si trova la costa impietrata. L'assurdo è avere speso soldi ottenuti per fronteggiare il dissesto idrogeologico e poi questi sono risultati un'assenza totale dell'arginazione delle acque. Allora viene da domandarci chi è che ha svolto i lavori, se erano veramente competenti e chi aveva il compito di vigilare lo ha fatto in maniera corretta. Ed eccoci qui nella parte bassa della costa impietrata. Ci sono ancora qui delle pietre divelte, ma ciò che ci sorprende è questa recinzione che ne impedisce l'accesso. L'accesso ad un bene pubblico recuperato con soldi della collettività e poi interdetto.